Ciao a tutti. Allora, il DAX me lo sta mettendo in quel posto e vediamo il motivo che ha determinato il mio ingresso. Sostanzialmente, ho disegnato, mettiamo un po' di ordine in questo grafico. Ho disegnato questo triangolo, che vediamo un po' più spesso in questo momento, che mi ha portato il target preciso, molto preciso. La cosa che è stata molto interessante è la perforazione della banda di Bollinger con un'ombra molto più grande del corpo di questa candelina. Pertanto, al risuperamento di questo livello, io ho tentato la vendita, considerando che anche l'RSI mi dava una situazione di precomprato in divergenza. Vediamo. Quindi la mia doppia conferma era questa, secondo me. Ho eseguito l'ordine. Eccolo qua, divergenza piena RSI. I cicli hanno, diciamo, maturato il loro tempo, quindi per me lo stop è questo punto di massimo che non viene più toccato. Ho messo uno stop loss un po' dopo questo punto di massimo, aspettandomi il doppio scenario: o il double top, o il testa a spalle un po' inclinato, quindi un complex head and shoulder. Di fatto la mia posizione adesso sta perdendo, sa quanti punti? Profit, test point, vediamo un po', lo avvicino al mio schermo. Eccolo qua, 29 punti, quindi non è tanto, e ha ancora spazio perché la posizione deve andare giù. Rimango a mercato, e non solo, la ripiramido qualora il mio ordine finisca qua sotto questa linea che era il supporto per il triangolo. Quindi faccio subito un bel sell stop e posiziono l'ordine piramidato in questo punto e non me lo mette. Vabbè, lo metterò poi eventualmente a manina perché qua sell stop, ok, e lo piazziamo intanto e cancello il secondo ordine di piramide che era quello messo qua sopra. Quindi entro un po' dopo, mi aspetto un momento più significativo, riduco il rischio, aumento il profitto. Questo è un po' lo scenario che voglio percorrere sul DAX, considerando che abbiamo un gap qua in basso molto significativo e abbiamo una situazione di mercato daily abbastanza laterale. Ok? Questo target non è stato raggiunto, cioè io mi aspetto un target qua, da queste parti, quindi che ritorna sui minimi anche il DAX. Decisamente però c'è anche da vedere che questa parte di daily del DAX è canalizzata, quindi questa fase di mercato è decisamente in una forte ascendente e in un canale, quindi la probabilità, se vogliamo vedere solamente la price action, è che sia in questa direzione sul canale. Resta il fatto che ha toccato il canale anche questa volta, sta scendendo, potrei aspettarmi anche un punto di fino a questo canale e poi eventualmente continuare. Quindi io mi posso aspettare, siccome la media qua è piatta e si sta appena appena avvolgendo, considerando che ho dei cicli ascendenti che non hanno ancora risolto la forza, potrei anche aspettare che si riappoggi su questa media, qualora perfora il canale. Comunque per ora la mia preferenza è ancora corta. Ciao a tutti e buona giornata.